Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio di Fallout 3. Lo Siamo sceriffo ancora ci sta per arrestare? non No. Ok, io sono Wasteflash ed eccoci nel terzo episodio. Allora, quello che dovremo andare a fare oggi, oltre la missione di Moira, è risolvere una situazione abbastanza grave che riguarda appunto la bomba e un'altra cosa che voi non Che piacere sapete. vederti. Allora, per saperne di più sul padre del nostro Vault Dweller, Che piacere vederti. dovremmo andare da un signore che è già stato nominato negli scorsi episodi, ovvero il signor Moriarty. Il signor Moriarty è un pezzo di merda che ha il saloon della città e praticamente tiene tutti per le palle. E questo? No, questa è la casa comune. Ah, vediamo se possiamo. Magari abbiamo un posto dove mettere le cose. No, è già tutto preso. No, eh? Ah, cibo. Aspetta, ancora non possiamo. Tanto le cose rimangono qui. Il fatto è che io sono proprio pelo pelo con il peso massimo trasportabile. Sono riuscito a vendere qualcosa. Quello che voglio fare è risolvere questa situazione in modo. Non mi ricordo bene, ma se non sbaglio ci dovrebbero dare la casa. Ok. Qui faremo la conoscenza con nuovi personaggi. Colono. Vabbè, lei è la prostituta della città praticamente. E noi gli faremo delle domande. Sì, ricordo quell'uomo. L'ho visto. Già, io ti aiuto. Mi spiace, ragazzo. Parla Ok, con si tiene Gob. molto care Lui le sue odia Moriarty, che informazioni, dire? questo Moriarty. Forse ti dirà qualcosa, ma. Ci Chi? Gob? parliamo di questo Beh, Ghoul se qua. riesci a guardare al di là del suo aspetto, è un tesoro. Non ne Ora ci parla molto, accennerà ma sembra che ci sia una una città di città soli ghoul abitata da qualche interamente parte, di a dir Ghoul, sì. praticamente. Ha nominato sua madre un paio di volte. È qui da, credo, da circa 15 anni ormai. Con Gob? Oh, non voglio sembrare banale o qualcosa di. Ma ci sono posti dove persino. Beh, quel dannato Ovviamente, in bastardo è duro questo con tutti contesto, noi. molta Ma gente con non Gob fa sopporta i ancora ghoul peggio. perché la maggior Penso che parte di sia loro perché lui è sono come diverso, zombie capisci? praticamente. Allora, potremmo avere l'opzione anche di fare qualcosina. Stazioni radio. Eh? Oh, volevi dire perché Gob. C'è la stazione dell'Enclave? Non so chi. E c'è Allora, Galaxy forse News potremmo Radio, riparare è questa gestita da un tipo radio. chiamato Treccani da qualche parte a DC. Dici su. Tieni. Oh, è l'unica stazione radio libera rimasta nella zona contaminata. Il tipo continua a Sarà un parlare altro di personaggio combattere la buona centrale. battaglia o roba del. Radio, la stazione dell'Enclave si. Bella Lisa. Ti Lui è serve molto qualcosa? simpatico in realtà, Un ma in realtà drink, la maggior forse? parte dei ghoul senzienti sono. Qualcos'altro? Aspetta, non intendi. No, noi siamo amici. Dunque, che sorpresa. Mi rallegro. Senti, Moriarty. Ok. Oh sì, mi ricordo. Onestamente, tengo sempre la testa bassa. Parla avanti. Una volta ero come Sì. te. Vagavo per la città in cerca di un modo per sfuggire a questa farsa. D'accordo, Moriarty ha un termine. Se riuscissi ad accedere, Magari riusciamo a batte, farlo pelle parlare liscia. con la nostra Se eloquenza. Moriarty dovesse solo sospettare. Sente bene. Oh, cavolo. Ok, gli chiediamo Un ad posto Avvenuto, ci chiamato parlerà della sua città, Inferi. ci andremo più Sono avanti. bloccato qui. Colin dice, semmai. Ok, in realtà è una mini missione che abbiamo appena sbloccato. Il signor Mo mi piace ascoltare. Detesto per lui le informazioni. Vediamo.
se hai bisogno di accedere al terminale. Prima vediamo se riusciamo a convincere questo Moriarty, altrimenti sono le Galaxy, passeremo agli inganni. Vediamo se possiamo... Ah, non è rotta. Ok. Chiave necessaria. Bene, ovviamente non possiamo prendere niente. Siamo bloccati? No. Guardare è gratis, per il resto devi pagare. Eccolo qui. Vuoi qualcosa o sei qui solo per farti rompere? Io salverei la partita per sicurezza. Colin Moriarty, per servirti. Benvenuti da Moriarty. Se hai i tappi, ho quel che ti soddisfa. Prego, siediti. Ok. Ovviamente non ci darà... Non ci darà informazioni facilmente. Mio Dio, sei tu! Il pic... Oh, tuo padre è passato da queste parti. Ha preso ciò che gli servì. È questo che ti ha detto... Oh... Tuo padre ti ha portato nel volto subito dopo la tua nascita. Non sembra che stia ponendo resistenza. Per farti stare al sicuro, lo sai. Davvero. Tuo padre, il suo amico della confraternita d'acciaio... Ma la vita va avanti. Papà ha mentito. La vita è piena di piccole delusioni. Anche io. E ora... Ah, ho capito. Sai, ho... Onore al soprintendente. Ti hanno programmato meglio del vecchio agente Weld. Ti conviene... Ok. Davvero? Beh, siamo riusciti a pregarlo senza entrare nel suo terminale. Così vanno le cose qua giù. Quando si crea un legame, poco altro... Scusate ancora, la voce è bassa. Non mi è ancora passato, diciamo, l'infiammazione alla gola. Mi spiace davvero. Quindi ogni tanto stento a parlare. Era diretto a sud-est, in città. Ha detto d'aver bisogno di... Ok, è stato facile, abbiamo dovuto pestarla a sangue. Galaxy 3. Ma... La zona contaminata. Parla... Io faccio fare il... Andiamo, siedo, non c'è un saluto, di nuovo. Ragazzo. I pettego. Non so se l'hai conosciuto. Ok. Abbiamo saputo quello che dovevamo sapere. Ora faremo conoscenza. Ah, questa è quella che ci ha dato la missione. Eccolo qui. Qua che ci chiama. Allora salviamo. Non vorrei dare qualche risposta sbagliata. Santo cielo. Ora vedrete le sue intenzioni. Quando stavo per arrendermi. Caro ragazzo. E tu? Beh, tu non sei un residente. Finalmente rappresento alcuni interessi e questi interessi vedono questa città come uno. Non hai legami qui, nessun interesse negli affari di questo buco. Potresti aiutarci a cancellare dalle Sono mappe tentato. Questo. Vediamo. La bomba atomica inesplosa che dà il nome a. Ho una carica nucleare a input. Dovrai inserirla nella bomba. Ora e ci mettiamo davanti. Ci metto davanti alla scelta. O distruggere la città. Ah, vediamo, vediamo. Non so come risolvere la situazione senza che muoia qualcuno. Ovviamente noi non lo vogliamo aiutare. Se lo aiutassimo avremmo un appartamento, però in questa torre poco lontano, che è abitata tutta da ricconi, diciamo. Oh, capisco. Ti conviene andare. Allora, a questo punto abbiamo un'altra scelta da fare. E salverò di nuovo perché non vorrei mandare tutto a puttane. Faccio avanti per contemplare la potenza dell'acqua. Ok. Ho disinnescato la bomba perché avevamo messo i punti nella scorsa puntata. Le parole del profeta dell'acqua. E adesso magari. Le acque dello splendore.
potremmo evitare una morte inutile. Se noi denunciassimo il tizio allo sceriffo, lui lo ammazzerebbe al tradimento, quindi perderemmo un personaggio praticamente. Quindi vediamo, una volta disinnescata la bomba, se riusciamo a mandarlo via senza spargimenti di sangue. E così tu avrai... È un peccato che tu abbia agito così avventatamente. Voglio proprio vedere. Ehi, sono felice che... Non so che sia cambiato adesso, perché lui è ancora là. Io volevo trovare un modo per mandarlo via praticamente. Ah, cerchiamo lo sceriffo. Dannazione. Okay. L'hai fatto, vero? Ecco la tua ricompensa. Perché abbiamo non trovato casa. Trasferisci qui. Ci serve. Non è bello. Stai al sicuro. Ce l'abbiamo fatta. Ok, siamo livellati. Vediamo che potremmo fare. Allora, un po' a medicina. Io metterei anche un po' a baratto. Ok. Che tutte le altre cose ce le abbiamo a 50 e oltre. Baratto potrebbe tornarci utile. Però. Va bene, livelliamo come magliai. Adesso andiamo verso casa. Aspetta, spero possiamo parlare di... dai guai. Ok, siamo riusciti a risolvere la situazione senza uccidere nessuno. Non c'è stato nemmeno bisogno di denunciare quel tipo, perché credo che se ne andrà. Quello che dobbiamo fare adesso è la nostra casa, sì. Benvenuti alla mia dimora, questo è il nostro maggiordomo. Qui troveremo i posti dove mettere le statuette. E qui ci sono gli armadietti dove finalmente, diciamo che in questo metterò tutti i pezzi di ricambio. Ci sono anche oggetti da usare. Non tanti. Qui c'è il frigo. Ok, abbiamo del cibo. Vabbè, non c'è bisogno che parliamo per il momento. Qui c'è... ci sono spazi per altri oggetti che compreremo più avanti e ci saranno molto utili, soprattutto con la nostra impostazione, diciamo, munizioni. Con la nostra impostazione del personaggio. Qui c'è un letto, io dormirei un'oretta così, giusto per riposare. Ok, direi che per il momento abbiamo preso tutto. Quello che dobbiamo fare adesso è parlare con... Lascia che mi presenti, sono Watson. Lo conoscete bene per Fallout 4, Mr. Eliminare. Cosa posso come fare, quello che c'ha nel Vault, fra l'altro. Sì, penso... Parla con Moira. Certo. Certamente, ci dà ogni signore, giorno ecco. Un'acqua purificata. Possiamo tagliare i capelli. E i ci dirà. I fotoni hanno una massa o una missa? No, non direi che possano. Che andiamo. Se ti... Oh. No, abbiamo fatto un grave errore. Quello che faremo adesso è mettere la Nuka Cola Quantum, però, al sicuro, perché ci servirà più avanti. In realtà sono un numero limitato di questi oggetti e ci serviranno per una missione, appunto. Non ce ne sono tantissime e non le sprecherò, no. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è aprire la mappa e... Allora, qui c'è il Super Duper Mart. Ho incasinato tutto. Dovremmo andare a Minefield, che
se non sbaglio è qui vicino. Va bene. Ok, ho messo, ho attivato il navigatore e si va. Ah, fantastico. Ci capita spesso di andare a fare una cosa e trovarne altre molto diverse, come in questo caso. Chi diavolo sei? Non conoscevo questo risvolto, io non so niente. Bastardo. Ascolta, non capisco perché si è iniziata questa. Ho lavorato per quel ciattrone. Beh, ne ho abbastanza. Ho detto a Moriarty che prendo la mia quota di... La mattina dopo mi dice che non può. Ora mi chiama ladra e drogata. L'hai fatto niente per me. Grazie. Sì, cosa c'è? Niente. Ma cosa? Chi lo sa, la zona contaminata. Ciao. Ok, siamo entrati a casa di qualcuno. Ah no, non sei una drogata, vero? Io sto bevendo un sacco di droga. Ok, continuiamo il nostro viaggio. Ok, non vedo nemici in giro. Ho finito anche quel fastidioso segnale. Oh, speriamo non ci siano mai lurks. Ok, c'è un mostro. Ratto talpa, maledizione. Eh no, da questa distanza li facciamo, credo. Oh, ma quanti sono? Crepa. Maledetti. Vediamo se riusciamo a fargli 3 critici. No, maledetta roccia. Purtroppo la mira non è proprio il massimo a Fallout 3. A volte devi arrangiarti, soprattutto se non hai... Ok, ce l'abbiamo fatta. Carne, ok. Ricarichiamo. Andiamo a occuparci degli altri due. State scappando? Ok. Andate a infestare un altro luogo. Ok, come vedete, qui c'è una palude. Vorrei evitare di passarci proprio perché ci sono degli animali poco... potrebbero esserci degli animali poco gradevoli, ovvero i Mirelurks. Ah, ma forse stavano combattendo fra di loro? Non credo che ci siano Mirelurks, comunque. Mettiamo la carne. Niente critico, niente critico. Se ci avviciniamo forse. Ok. No. Non ho mai capito cosa ci sparano esattamente. Stai scappando? Non durante il mio turno.
e invece durante il mio turno scappa. Beh, hai rotto. Questo è un critico. Bene. Ora siamo stati attaccati da questo robot. Ci potrebbe fare molto molto male. Allora, se li distruggiamo le braccia potremmo evitare. Ah no, ci spara anche dalla testa. Ok, l'abbiamo confuso. Sayonara, amico. Ok. Che comunque l'altra volta in realtà avrei dovuto fare la missione delle radiazioni di Moira. Sono stato un cretino. Per lo scazzo di farla gli ho risposto, gli abbiamo mentito. E quello che è successo è che mi ero scordato che facendo quella missione, che era semplicissima e ci avrebbe anche curato, avremmo sbloccato una mutazione genetica utile per il personaggio. Ovvero che arrivati a un certo livello di radiazioni praticamente avremmo avuto dei bonus di statistica, diciamo. Quanto manca ancora? Ah, dobbiamo accendere la luce. Sì. Vai a fanculo, ecco dove devi andare. Addio gamba. È difficile giocare in terza persona. Ah, come riparerò il vestito dei Tunnel Snakes? Non so, forse posso usare i vestiti del Vault. Ce ne preoccuperemo più tardi. Molto. Consegna speciale. Ci hanno buttato una granata. Pagherai per questo. Che ti sballi parecchio. La prossima volta imparate ad attaccare i passanti. Ok. Quanti sono? Ok, mi sa che devo passare alle maniere forti. Allora, vediamo quello che dobbiamo fare adesso. Vediamo, abbiamo qualcosa.
No, che ho fatto? Ah, ok. Ne vuoi un po', eh? Ne vuoi un po'? Questo è quello che devo chiederti io. Sì, bravo, ad occhi chiusi. Quanto siete noiosi. Certo, sono davvero inutile io con le armi lì. Vabbè, dai. Oggi non è la tua giornata fortunata. Mi è piaciuto giocare. No, non posso, non possiedo abbastanza punti azione. Hasta luego. Non si fotte con questo personaggio dalle basse statistiche di combattimento. Buttiamo le cose in eccesso. Allora, ne approfitterò per vedervi come ci si cura dalle menomazioni, dato che mi hanno fatto esplodere una bomba in faccia. E ovviamente noi sprecheremo gli steampack. Non credo nemmeno che salga in questo caso, non credo nemmeno che salga il nostro, no, salga i nostri HP. Però noi abbiamo altri modi per curarci. Soprattutto usare la Nuka Cola significa guadagnare anche tappi. No, chi c'è di nuovo? Ah, ok. Vediamo se riusciamo a farle fuori. No, e io scappo. Ok, poi una. Sono davvero difficile a colpire con questo buio. Fortuna, la nostra fortuna ci aiuta. Cavoli. Cane mutante. Ah, un cane randagio. Benedetto. Non mi ricordavo proprio questi avversari. Ok, abbiamo finito i colpi della pistola, siamo fottuti. Carne di cani, mi piace un sacco come è stato tradotto. Allora, ora dobbiamo iniziare a fare particolare attenzione. Anche perché se non sbaglio c'è un bifolco pazzo nascosto da qualche parte. Molta, molta attenzione. Anche perché abbiamo subito molti danni. Ok, siamo arrivati. Wow, wow, wow. No, delle tracce di sangue qui. Forse qualcuno. Ok.
no, forse qualcuno si è fatto saltare il traino. Ok, abbiamo una nuova arma, credo. Sì, ma dov'è il fucile? No, è stato... cibo. Questi sono oggetti che ci serviranno più avanti. Ah, mannaggia. Allora, questo lo lasciamo. Questo lo usiamo per riparare la nostra armatura. Non ci serve niente. Beh, magari sì, però preferisco stare con gli occhi. Macchinina. No, è sbagliato. Che cos'è questa cosa? Mai vista. Spippoliamo un po' in giro. Qui c'è una simpatica famigliola. Possiamo anche dormire nel letto, ora. Spira polvere. Ok, serratura. No, come 25. Vabbè, prossimo livellaggio sappiamo cosa fare. Medix. Questo ci abbasserà. Sì, ci abbasserà il livello di radiazione. Continuiamo. Ecco una di queste mine. Ok. Dobbiamo essere molto veloci. Fortuna abbiamo riposato. Ok. Come il nostro peso, 150 su 160. Qui possiamo fare una bella scorpacciata lì. Qualcuno è saltato in aria. La morte. Ah! Me l'aspettavo. L'ho realizzato troppo tardi. Era una trappola. Che con un'altra simpatica mina. Ok. Ah, che palle. Di nuovo, non l'avevo vista proprio, dov'era? Allora, stiamo molto attenti alle mine. Ma ci sta sparando. Di nuovo. Ah, non lo prenderemo mai con un solo colpo. E invece... Allora, approfittiamoci della sua distrazione. Non abbiamo altre armi, vero? Vediamo se riusciamo a fargliela. Oh, è pieno di mine qua. Addio. No, non ce l'abbiamo fatta. Ok, cerchiamo di prenderlo di sorpresa. Ci ha fatto molto molto male. Allora, attenzione alle mine. Anche perché io voglio il suo fucile. Non vorrei che finisse i colpi. I preziosissimi colpi. Maledetto psicopatico. È un massacro questo. Ok. Abbiamo spuntata. Una chiave, fucile a cecchino. Ok. Come, attenzione, chi c'è altro? Ah, ora ci cureremo alla facciaccia sua. Ok. Siamo arrivati
Ah, non è che c'è qualcuno dentro, vero? Abbiamo aperto una casa con queste, con le nostre chiavi. Non che ci sia molto, a dire la verità. Ah! Ah, pugilato illustrato. Allora, ci andremo a leggere subito, così ci leveremo, ci darà una statistica, più ci leveremo il peso. È detta Moira Brown. Non mi interessa. Ah, i libri prebellici sono un altro oggetto che potremmo scambiare. Oh, che potremmo scambiare in giro. Quindi quando vedete quelli in perfetta condizione, prendeteli sempre, perché più avanti vi servirà. Però diceva chiave per il cancello. Ora io non so dove sia questo cancello. Ok. Comunque, se la casa è chiusa a chiave. Libro per bellico. Ah, maledizione. Ah. Ecco, questo ci tornerà uno. Poi c'è quella casa. Cheta. C'è quella casa con la cassaforte. Quindi torniamo là. Via, senza sbagliare possibilmente. Ah, è notte. Credo che possiamo girare con tranquillità ormai. Non possiamo aprire questo. Soon. Ah. Oh no, c'è passata la sbronza. Va bene, andiamo un attimo a casa a lasciare gli oggetti in più. Oh, che stronza. Hai qualcosa da vendere? Certo. Come stanno quelle piccole patate bollite? La mia mina! Ma non tutto è una bugia, quello che ho sempre sognato. Allora, dimmi, come stai? Tu hai dei seri problemi. Come? No, 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 scusate. Non è possibile. Le cianfrusaglie sono il mio... Come stanno quelle piccole patate? Ma io ci sono andato. Oh, maledizione, ho sbagliato tutto. Allora, quello che dovevamo fare era praticamente arrivare al campo da gioco, non solo arrivare semplicemente alla città. Che se non sbaglio ha altre mine. Ok, direi che siamo arrivati. Completi la missione, per favore. Ok, quindi adesso possiamo tornare indietro. Dove eravamo rimasti? Allora, ecco le due mine stronze. Come stanno quelle piccole? La mia mina! Allora, dimmi. Come molti altri posti in questo periodo, vuole l'importante è che tu non ci seconda. Abbia rimesso la pelle. Sarà un bel esempio. So che non... E guardando questa... Ok. Esatto. Ecco, per i tuoi servizi. Okay. Il secondo capitolo dovremmo sarà un po' più delicato, credo. Descriverà come affrontare le... Ad esempio. Quindi diamo... Ecco, adesso inizia una delle parti che odio di più. I ratti... Va sarà bene. Sempre...
praticamente ci ha dato un bastone che fa esplodere le teste del titano. Oh, non vi... No, vabbè, non mentiamo più. Oh, come... È bello vedere che la vecchia casa... Ho un sacco... Che adesso possiamo comprare anche dell'arredamento, sempre da lei, ovviamente. Per la nostra casa. C'è... Qua... Se hai su... Se... Non ci servirà, purtroppo. Quest'installa... Si può anche usare... Basta... Se vuoi riempire... No, ho sbagliato. Ok, ma io vorrei comprarli. Ok, abbiamo acquistato il laboratorio di infermeria. Per questo episodio è tutto. Al prossimo andremo a continuare a fare il maledetto libro di Moira Brown. E magari a continuare qualcosa della missione principale, perché no? E mettete un like al video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi alla pagina Facebook e attivate la campanella e le notifiche. Io sono Westflash e ci vediamo alla prossima. In guerra non combattiamo solo noi della nostra sponda, combattono anche quelli dell'altra sponda.